Siamo qui con il presidente del consorzio di bonifica Sagnalifano, Franco Della Rocca, in occasione dell'apertura ufficiale della stagione irrigua 2022 dalla diga di Ailano. Chiediamo subito al presidente questo momento importante che, come ogni anno, segna l'avvio di tutte le attività in favore del territorio, ma soprattutto degli agricoltori della piana alifana e dell'intero comprensorio del Sagnalifano. Allora, come dicevi tu, in effetti oggi inizia ufficialmente la campagna irrigua 2022. Noi per questa campagna irrigua abbiamo avuto delle difficoltà in ordine al personale di campagna già assunto negli anni precedenti per questo evento, e che quest'anno purtroppo ci sono stati alcuni dichiarati non idonei dal medico del lavoro competente, per cui stiamo subendo un po' di ritardi proprio per questa vicenda che ci ha colto impreparati, non essendo proprio a conoscenza dei problemi dei lavoratori, e che quindi ha creato qualche difficoltà. Però l'amministrazione è intervenuta prontamente per sostituire questi operai messi per il momento sospesi in attesa di verificare tutte le condizioni medico-sanitarie del caso e avviare le procedure per legge, come previste per legge, per il prosieguo dell'attività di questi operai. Noi abbiamo praticamente avviato sul territorio già la campagna irrigua sulla piana vairanese, Riarto, Presenzano, Pietra Vairano, Pietra Melara, dove l'acqua è stata data già dal 4 di aprile, messa a disposizione degli agricoltori, e che abbiamo avuto una forte richiesta da parte di questi qua per quanto riguarda l'uso per l'antiprina, ma si è creato proprio un momento di criticità a fine marzo, per cui pensavamo di iniziare proprio l'irrigazione, poi fortunatamente è arrivata la pioggia e ha evitato questo ulteriore mese di spese, di energia e di operai. Bisogna anche dire i vari interventi di manutenzione che oggi permettono, con l'immissione dell'acqua, di raggiungere i vari impianti. Le criticità che si sono state affrontate in termini di personale, anche con l'implemento della forza lavoro. Adesso, quali sono i prossimi passi del consorzio per garantire il corretto svolgimento della campagna irrigua? Allora, per quanto riguarda l'amministrazione del consorzio, è chiaro che noi abbiamo predisposto una serie di interventi che il personale ha verificato, ha praticamente intervenuto sulle criticità, risolvendo i problemi, e abbiamo tutti gli impianti ad oggi funzionanti tutti quanti, a iniziare da Presenzano fino a Telese, quindi ad oggi non c'è un impianto che presenti difficoltà, quindi siamo pronti per dare l'acqua quando ci saranno le prime richieste, quindi noi siamo pronti.